Salve ragazzi, benvenuti alla mia prima Rat Night. Cos'è la Rat Night? Beh, è una serata in cui mi sono riunito con i miei fans più sfegatati proprio per recensire un film live. Il video dura ben 50 minuti, quindi capirei se molti di voi non lo guardassero per intero, ma vi consiglio di guardare almeno un pezzo perché è recensito un film che merita assolutamente di essere visto, Alex l'Ariete, e che comunque recensirò in futuro, anche perché in alcune sequenze non si vedevano bene alcune immagini, quindi preferisco anche ritornarci su. Quindi ringrazio Ferdinando Metrano che ha registrato, lunga vita e prosperità, e possiamo finalmente partire con la Rat Night. Siamo qua alla prima Rat Night, ormai ci sguariamo dal ridere, perché vedremo Alex l'Ariete e poi da una vita che non stiamo qua a Corvisum, quindi per me sarà una serata che ci sguarieremo dal ridere. Nel cuore però. Quanti? Nel cuore. Tre Campari. Sarà una grande serata, sì, restate con noi. Partiamo con la ciofeca. Attenzione. Wow. Metto gli occhiali da solo. Poi c'è sta lampada che... Poi dammi, mi copro così col cappello. Non voglio vedere, ho paura. Oddio. Aspetta, non si sente un cazzo. Audio. Avete fastidio. Chi è che adopera di Nikiam? Cos'è sto telefono? Cazzo, è stata pugnalata a morte dalla compagna con cui viveva insieme. Non costringetemi a recitare. È stata la prima da colpire i carabinieri. Ci può dire come va? Ecco, stavo tornando a casa. Secondo me quelli dietro stanno filmando un'altra scena, non si sono accorti che erano nelle guardate. In cui siamo. Il coltello. Insanguinato. Ricorda com'era la ragazza? Bella, bionda. Bella bionda, che descrizione, porca puttana. Bella bionda. Una figa di brutto, hai detto io. Adesso sempre per aggiungere le relazioni umane, ovviamente, la prima cosa che gli viene in mente è, vabbè, spogliarsi, perché ovviamente sennò non attira l'attenzione del pubblico, e cosa più importante, mettersi una parrucca, travestirsi e andare via. Vi ricordo che questo è accaduto perché una persona normale ha trovato la sua amica morta, è la prima cosa che gli è venuta in mente, mettersi una parrucca e fuggire via. Vabbè. Intenta lei. Poi la nonna che la porta via, lasciali. Si camuffa, sì, una persona normale fa così, cioè, se si fa di crack prima magari. Dove la trovate le spille? No, la parrucca, cosa più importante, dove l'ha trovata? Anche io vado in giro con una parrucca dietro allo zaino. Ma sembrava Sargento questa. Che sembra? Sarà Tommaso! Sì! Per ritornare in clima. E qua c'è l'incredibile fuga di questo veicolo molto prestante. Oh! Tranquillo. Succede niente. Devastante. Ora guarda, normale. Adesso è tranquilla, fino a 3 secondi fa. Oh! Una macchina dietro, niente di che. Ah! Questa musica qua vuol dire che ci sono i cattivi. Ogni volta che c'è questa musica qua nel film ci sono i cattivi. Cioè, la suspense, la sorpresa, cazzo bene. Faccio partire la musica 20 minuti prima. Tizi a caso. La musica di Final Fantasy, sì. Mi piace come guida scazzato, non guarda neanche dove vanno. Ti quello di fianco cosa ha Paresi così. Ah, quello dietro sarà noto come colui che fuma le sigarette gialle. Sì, non ha un altro nome, è quello. Difatti, sigaretta gialla. È appassita. Ah, e poi lei ha trovato una sigaretta gialla, quindi vedendo uno a caso con una sigaretta gialla pensa, ah, è lui l'assassino. Sì, sì, automatico. Però forse dipende dal fatto che cerca di ucciderla. Io ti conosco, ma hai visto in vita sua. No!
ce la sta buttando giù una bella, lui tranquillo così. E anche per le balle. Adesso guardate. Torna giù. Nella macchina non c'è nessuno. Nella macchina. Sì, non c'è nessuno nella macchina. C'è nessuno. Non si vede nessuno che va fuori dalla macchina. Ma cos'è? Ma cos'è? Ora? A caso. Dice il pastore, il baccaro. Crazy. Ma dopo torno in vita o...? Ma sì, ovviamente. Il terzo giorno. No, qua è il terzo minuto. Secondo le strutture. Cioè, sono passati tipo, cos'è, neanche 5 minuti... 5 minuti e mezzo dall'inizio del film, ci sono già due minchiate. Cioè, il fatto che lei si mette a scappare quando trova l'amica morta e il fatto che è in vita adesso, qua. Ma cosa, no, sì, basta. Ma come cazzo? Poi mi piace benissimo, basta strappargli i vestiti per far capire che ovviamente è ferita. Sì, sì, strappi a caso. No, ma si vede un mezzo capezzolo. E mafia. Se no mica riescono. La farfallina! Uriga, come mando benendo. Sembra l'inizio di un film porno da 4 soldi. Significasse 24 molecole di idrogeno. In piscina. Eh? Prima battuta non l'ha. Sì, si è sposato da pochi mesi, povera ragazzi. Ma non è successo niente, dai. E con lo spaggiatore come lo mettiamo? Quello lo porto subito. Cosa avete combinato stavolta? Voi niente, ma i soldi qui li avevo già segnati e nemmeno ce l'avevo detto. Pace? Aveva la macchinetta. Non sento neanche cosa dice, mi fa ridere, solo qualunque cosa dice. E i soldi li avete persi. I soldi se li ha buttati come fossero carta igienica. E noi li abbiamo raccolti accuratamente. Accuratamente. Ho sempre ritardo quei due. Farò in modo che non accada mai più. Basta eliminare i tempi disordinati e il reparto sarà perfetto. Alex sa che è il migliore nel suo ruolo e se ne approfitta un po'. Signore. Forza avanti voi due, datevi una mossa. Solo l'elicottero non sta morendo a bimbo. Metà delle maglie è andato con l'elicottero. Che appare dopo 8 minuti di inizio film. Via metà base. Ci manca 1 ora e 32 minuti con la metà base. E c'è un altro elicottero poi, quindi. Altra metà base, il formatore ci ha segnalato un importante lampo d'armi, non niente da mezzi dell'est. Forse la legata. Ma chissà quanto gli è andata gli attori. Quindi state tutti campati. Non hanno pagato loro. No, può anche essere, eh. Nulla è dato per scontato. Voglio fare un film, tieni. L'Alex. Vorrei anche sapere in quale razza di casino vi siete cacciati questa volta. Ma va. Infatti non ce lo dicono. Non si sa che cazzo è successo nella scena. Ma sì, la zona, la so perdere. No, voglio! Non ce la fa. Resistiamo che sono solo 10 minuti di film, se no non appena! Arriviamo alla fine. Oh, questa scena no, capito, è l'insensatezza allo stato puro. Un attimo, allora. C'è questa qui? Solo 10 minuti, eh? Sì, per cosa? Cioè, non è che porti il bambino a fare una passeggiata, non è che tipo un cane. Cioè, non è sua figlia, si prende la carrozzina a caso, portarla in giro. Contenta lei. Vai, la lascia via dopo 2 metri. Arriva un tizio, casualmente, appena lei ha preso la carrozzina, uno a caso. Col booster! Un chiaro bustarello. Altro metà budget che parte. Probabile. Ah, e limonano così a caso. Zozzona. Sì, cosa ha preso la carrozzina a fare? Oh, traumi infantili. Ah, adesso notate un attimo dove va il furgone, cioè sarà importante per la scena che ci sarà dopo. Allora, c'è la via dritta, il furgone va a sinistra, e poi gira dietro la casa. No, perché poi vedete una cosa che percorsi fa.
Va avanti, un bel po' va avanti. Che casino. Gira dietro. Questa è la pianta del capanotto. Qua sembra in discoteca, tutto in neon. E questi sono gli accessi. Centrale dove una torcia. Laterale dove entrai tu con Robby. Poi con una penna per indicare cose. Ma risponde in dentro dovrebbero esserci solo due. Vedo un giovane Claudio Joè lì dentro. Come ho detto, non sappiamo che tipi di armi. Claudio Joè. Quindi chiedi questi. Cazzo, che genere, sì che fai parte del mondo dello spettacolo. Questo, quello lì. Scusa, però c'è Alex, cioè non è che puoi. C'è Alex. Vergognati! Ma era un dettaglio. Ah, ok. Andiamo focalizzati sul main character. Subito dopo di voi. E riprendiamo tra due fuori. Domani. Faccia intelligente. Nessuna comandante. Bene, allora muoviamoci. Risponderebbe la presenza di un cervello, il fatto di poter fare domande. Giustamente. Ma non ballo in maschera? Probabile. Poi sarebbe notte, bei fari, belli sparati. Sì, non si, proprio una notte lì è proprio uscita. Cosa Ariete Cerbiatto? Proprio Ariete Cerbiatto? I nomi codici sono Ariete Cerbiatto. Cioè Ariete ok perché sfonda le porte, Cerbiatto perché corre veloce. Ha perso i genitori, che cazzo è? Cerbiatto. Porca puttana. Bambi. Io sto sudando da no. Cerbiatto. Vai cerbiatto. A sto punto chiamano lepre. Alex, ti devo dire una cosa. Cosa? Dialogo insensato. Ti ho sempre ammirato come un maestro. Dai, piatala. Appunto, cioè che cazzo fa discorsi così a caso. Manco sapesse che sta per morire tra due scene. Ma non me lo posso. Infatti è vero. Segnala luce verde fra 3 minuti a partire da adesso. Tre luce verde, tre luce verde. Ah, sti qua. Ma che cosa sono venuto a fare? Ah, lei lo sapeva che veniva, quindi ha preso la carrozzina per fare un trauma al bambino. Cosa cazzo? Ma che bambino è? No, è vero, mi sembra, per ora. Ma è tutto... Vabbè, 3 secondi basta, vabbè, scusa. Oh, basta. Ah, qua è piana, però si muove. Ah, vi ricordo la strada che ha fatto. Così, così, così. Guardate dove va a finire la carrozzina. Se avessi qua, intanto, copulano tranquillamente. Si butta, vedo... Ma cosa dove cazzo è? Questa va ormai a 80 km orari. Ah! Quante curve ha fatto, no? È finita al portone dietro! Quante curve ha fatto? Ma cazzo è? Quante curve ha fatto? Ma cosa cazzo? Ci perdiamo la rete, se no. Carrozzina. Una carrozzina, minchia, ha ragione. Se c'è un bambino? Quale bambino, Alex? Non vedi che è un rottame? Un rottame? No, Alex, ma non è un rottame. Non è possibile. Che cazzo sto zaino? Qui sparano. Alex. Questi segnali molto chiari. Che cazzo vuol dire? Vai alla posizione del vigile urbano. Alex. Ma porca troia, portala via, no? Sei un cretino. Scusate, stavano a ma come si vede che è uno sciatore sto tombo? Alex, torna indietro! Alex, stanno per arrivare i comandi! Alex! Dai! Ok, ora hai fatto la tua minchiata, vai via. E allora non fare il carabiniere, fai il babysitter, stai lì allora! Stai lì, se dai, fucile lui, fai su, ciccio, vai a sparare! Luce verde, luce verde, luce verde! Intanto! Alex! Numero uno, mi senti? Numero uno, rispondi! E sta calmo. Ma che diavolo aspetti? Ma qua è un genio. Luce verde! Luce verde! Entriamo in azione! Spara, entra nella stanza dove possono esserci criminali armati, ricarica appena entra. Questo qui no, spara così, quello lì. Come cazzo fa a vedere? Ah, quasi non spara neanche! No, no. Sono rimasto scioccato! Ti giuro, ero shock! Giuro, non ce la posso fare a vedere tutto il mondo! Io fare
intervallo. Ma no, mi sto sudando. Ah, qui notate come stanno sparando tutti a caso. Nessuno guarda dove spara. Ma cos'è un soft tail? Cos'è che è? Soft tail. Questi qua prima sono via da 20 minuti, questi qua sparano a caso. Non sparano più. Ma mica stavo guardando dove sparavo io. Ma che cazzo di idioti non sono. Poi come stanno cazzo ci ha messo passamontagna? C'hanno gli occhi qui, passamontagna qui, guarda. E gli imbecilli. Riescono lo scoperto di tutti. Allo Spider-Man. Vabbè. Fanno. Vabbè, sì. Fanno un furgone a caso. Altro budget. Oh. Qua c'era proprio. Notare come lo mancano con tutti i colpi. Lui spara 20 colpi a caso, completamente a caso. Lui un cecchino lo prende senza mirare. Un idiota. Panica, che killer! Tenente, un cunicolo si può passare a carponi uno alla volta. Devono essere scappati di qui. Esplosivo! E basta, non li rivediamo più per il resto del film, i contrabbandieri, fine. Accidenti, che botta. Io voglio fare il contrabbandieri. Vabbè, poi se i carabinieri sono così, la fai franca sicuramente. Ragazzi, tutto a posto? Testuggine. Testuggine? Non c'è un nome normale qui dentro, cerbiatto, ariete, testuggine. La capra dov'è che arriva? Il maiale? Il maiale c'è. Scusa, che va. Il cartellino. Uccelli di bosco. Giro. Ok. Scusa, 20 minuti prima ha chiesto, siamo tutti bene? Loro sì, sì. 20 minuti dopo. Ah, la gamba adesso. Sei ferito, no? Faccio finta. Hanno scritto il passaggio. Dannati. Sporchi. Scoperchiatela. Posso lasciare i cadaveri, Dio? Oh, che culo, c'erano delle armi, c'è andata bene. Dare usate per il traffico d'armi. Non è mica una cattiva idea. E forse funziona. Forse. Dove è Alex? Robbie è morto, comandante. Alex sì. È là vicino a lui. Tipo da 20 minuti che è imparato lì, poverino, la stessa posizione. Lasciato lì. Ma il bambino che fine ha fatto? Mistero. Ma probabilmente è rimasto un capannone lì, ma era lì morto fino a... Si crescerà lì. Trovato morto, bambino. Bambino, un cretino lo salvò, ma più lo ritrovò. Tra poco arriva il predicozzo da catechismo. Robby morto. Sei un genio, minchia. Coglione! Dobbiamo essere preparati. Morto, bagna amico, Robby. È mio amico, è un poverino. Sei appena sposato, Paolo è stato bambino. Ti prego, non fatelo fare i ruoli romantici. Già non sa recitare normale. Figurati se fa un ruolo... Povero. Infatti sono tutti impalati, non sa cosa dovrebbero fare in gira con gli imbecilli. Ma una cosa giusta. Questo non doveva succedere. Ne parliamo domani in ufficio. Sì, tuo amico è appena morto, ma a me non me ne frega un cazzo. Ne parliamo domani in ufficio. Dove ti darò tutta la colpa, anche se non ne avevi colpa. Il giro di tutti. Ma poi, facci caso, guarda, loro parlano, ma le labbra non si muovono. Vabbè, scusa, devi anche sincronizzare il labiale adesso, minchia. Non è che dai troppe pretese a un figlio. Cos'è? Cos'è? Cioè, è bello che non era ferita. Aveva due ferite in faccia mummificata. Senti. Andiamo in sequenza. È una mummia, non è uno... Cioè così a caso, una cassetta. Oh, visto che non sapeva che cazzo fare, mandiamo le sequenze tutta la notte. Magari c'è miracolosamente un... Le lezioni di inglese. Va bene, può funzionare. Ma sì, tanto. Curiamo con le erbette che troviamo nel giardino, già che ci siamo. Può funzionare tutto. Un cristiere di acido solforico e chiodi, già che ci siamo. Che cazzo è? Dottor House. Robin?
The cat is on the table. Ma non ti ho trovata. Loro potevano trovare un biglietto, perciò ti lascio questo messaggio. Ah, mentre quella non la potevano trovare, la cassetta, no? L'hanno già uccisa. Sanno che io posso denunciare. Ma anche tu sei in pericolo, perché credono che ti abbia detto tutto. E vorranno uccidere anche te. So quanto eravate vicino, Robby. E so quanto male ci stai adesso. Ma ieri sera non hai rispettato le procedure. E a me non me ne frega un cazzo. Sei tu la Ariete, ma lo capisci che non puoi più restare nei reparti. Io so quello che fai. Una carriera di splendide azioni viene rovinata senza da una cazzata. Colpi di testa. Professionalità. Ovviamente, lui potrebbe dire tipo che si è trovato un bambino in mezzo alla sparatoria, ma perché dirlo? Hai capito perché? Anche perché l'ha lasciato morto lì dentro, quindi non sembra sia il caso. Ieri è corso Alessandro, da domani prenderai servizio nella stazione di Monte dell'Olmo. Che già dal nome sembra una località molto turistica. Francamente non lo so. Non so neanche dove lo mando, non so, potrebbe essere in Asia, però va bene. Non so dove lo mando. Puoi andare. Io sì. Mi ringrazia che non ti inculo personalmente. Il tuo culo è mio. Quello glielo lascio per qualcuno. Alex. Allora, che sono andato? Ho fatto un gran cazzo con Fiocchi e poi? E poi mi ha trasferito in un paesino sull'Appennino. Mi ha detto che non ho più la fiducia dei miei colleghi. Cioè, 3 secondi fa non sapevi dove era, adesso lo sai che è sull'Appennino. E perché non gliel'hai detto? Sembrava che passasse come la solita scusa. Ma sì, anch'io quando penso, ma perché non sei entrato? È arrivato un bambino in una carrozzella e mi è entrato in mezzo. Sì, la solita scusa, la prima scusa che mi viene in mente. Il bambino che entra in mezzo. No, ho morto posto io. Hai fatto curve a caso. 20 curve ha fatto. Dovevo entrare io prima. Senti, Robert, e sapeva benissimo che cosa andava incontro. Come lo sai benissimo anche tu, ok? Forse. Fa parte del nostro... Certo, mi spiace di più perché è stato un amico. Qual è la mia prossima battuta? Non me la ricordo. Il primo giorno di servizio. Abbiamo diviso sempre tutto, anche quello che non potevamo dividere. Abbiamo diviso tutto, anche quello che non potevamo dividere. Che cazzo? Oh, che ne scrive i dialoghi, Topolino? Non ha senso. Ma ci siamo anche noi, eh? Dai. Ah, non sapevo che cazzo dire. Massimo? Papparella, giuro che stasera... Papparella? O tapparella? Non ho capito. Il cazzo di telefono ha quel pulsante oro, porca puttana. È un vecchio Ericsson, mi sa. E siamo esperti. Sai che intenditore, oh. C'era anche lui. Palettato. Ah, no. Qua si vede che c'è la fantascienza perché c'è un vigile che fa una multa a un carabiniere. Fantascienza. Ma rischi i documenti, patente e libretta. Sono collega. Non cambia idea. Vedi? Fantascienza! In realtà sarebbe stato. È un collega? Ah, prego, vada, tranquillo. Poteva anche aver investito 3 passanti nel frattempo, non cambiava. Detto che sono collega, sono qui come un rimpiazzo. Mi dispiace, ma il codice della strada lo devono rispettare anche i colleghi. E non dici niente, questo qua mi fa molto sereno. Che vuoi che ti dica? Per me l'ha tutt'altro male la sua ragione, nel senso che il codice della strada va rispettato, specialmente da noi carabinieri. Possiamo in un film, possiamo mettere anche la fantascienza, quindi facciamo anche, lo rispettiamo. Cose da pazzi. Ho 2 tacche sulla rispettare batteria. Rispettare la legge, cose da pazzi. Durerà un'ora la batteria? Penso di sì. Ho 2 tacche. Quadratura sulla a bella di notte, no, ma dei gusti strani. Poi si vede con una cicciona che è una sua ex. Ha dei gusti strani questo Alex l'ha rossone da spiaggia. Alex l'ha lupato. Che bella stazione. Dove ci sei? Siamo sempre borghese. Non è che io sia un maniaco della forma o dei regolamenti. E te credo, sei il... sembra una trattoria, non una stazione dei carabinieri, porca puttana. C'ha 3 frigo dietro. Noi non siamo il gruppo di intervento speciale. L'abbiamo capito. Non abbiamo il Befisto e non ci caliamo con la corda degli enti. C'è tanto che mettere un uniforme. Siamo solo una piccola stazione. Ma non aspettiamo la versione, eh? No. No, moriamo prima noi. Un lavoro che non va a finire sui giornali, ma che è utile alla gente. Sì. Va bene, adesso basta. Immagino. Perché rischio di fare della retorica. Fai i tortellini. E mi si brucia il risotto. Ah, no, piace il risotto alle erbette? Come hai detto, scusi? Il risotto con le erbette. È il mio piatto preferito. È venuto tra cos'è? Ma
faccio fare. Ma fa il culo, va! Risotto con le erbette, mi vado preferito! Va bene. La malattia, figa. Sì, c'è una decisa ripresa dell'attività cerebrale. Puttana, che figa. Madonna, oh! Veramente 0-0. Dov'è la ripresa? È morta, non si sa. So che non può sentire. Un zigar pensa al cazzo. Sei svegliato. Stava per blaterare qualcosa, ma non si è capito niente. Non la doppia, si sono dimenticati di doppiarla. Tagliata. Non avevano budget. E ritrasferiamo Alex Lariete, quindi gli ultimi 10 minuti sono inutili. Che servizio? Che servizio? Non lo so. Di porcellana, servizio. Signor sì. Chiamatile per la rapina dei banchi, chiamatile per arrestare spacciatori di droga, chiamatile almeno per i violentatori di bambini, ma mandatemi via da questo posto. Parla da solo. Povero uomo, col gatto più interessante di lui. Non mi accolgo con un bel sorriso. Parla da solo. Ma esaurito. Vivere in quel posto lì, già c'è solo 2 giorni, però già mi ha già andato. Suona 2 volte in 3 secondi. Sì. Non l'ha mai visto. Quale del il litigio con quel motociclista giorni fa, non si ricorda? Ma è tutto a posto. Non è successo niente, non ci ricordiamo neanche noi. Posso entrare? Per molestarla sessualmente, che domande. Indosso per questo? Per ora indosso. Aspetti qualche minuto. È quello. Aspetti qualche minuto. Ah sì? E da cosa? Sta prendendo fuoco il campanile? Maresciallo, ci vuoi subito! Corre, no? I tafani che passano davanti alla telecamera. Ma buttaglielo! Ma butta dal chido! No, comando, maresciallo? Mi ha fatto chiamare? Sì, è arrivato per te un fax dal comando generale dell'arma. Mi riprendono il reparto? No, però ti richiedono per una missione. Di che si tratta? Devi accompagnare una persona indiziata che è ora in ospedale da giudice entro le prossime 48 ore. Che mi è scritto difficile. Tutto qui sull'ordine di servizio. Quando devo andare? Capisco che voglia di andare via, ma questo è un incarico molto importante. L'indagato è sospettato di omicidio, quindi occhi aperti, mi raccomando. Benissimo, maresciallo. Chi viene, com'è? Nessuno. Nessuno? No, al comando vogliono così. Vieni andare in borghese, da solo, senza destare attenzione, e restando assolutamente in incognito fino alla fine della missione. Beh... sembra che abbiano ritrovato fiducia in me. Te la meriti, a modo tuo. Non aveva niente per figurare 15 minuti di film. Grazie. Arrivederci e buon lavoro. E risotto? Grazie anche per il risotto. Passati giorni, non si ricorda neanche. Grazie per il compagnamento si è eseguito da uno solo. Che fai? Ti metti a discutere gli ordini del comando? È strano anche che ha preso noi per registrare. Ma c'è una cosa che è strana. È che non hanno mai scritto il nome della persona indagata. Antavleva, come cazzo si scrive? No, scusa, se non hanno scritto il nome dell'indagata, come cazzo fate una parola? Vabbè, sa che è nell'ospedale. Inizia da lì lui. Sono un collega, sono venuto con quella persona. Dove va? Uno cammina tranquillo, dove va? Minchia, stavo passando di qui, Sono un collega, sì, facevo tutto così. Fai la ora. Lei ha un nome che ricorda un animale. Vai dentro? Sì, da due. No, sto sorvegliando questa porta perché non ho niente da fare. Ah, auguri. Perché auguri? Vuol dire? Perché è il tuo compleanno? Ciao. No, niente, non ha senso questa frase. Non sta più a pensarci. È un superfluo. Ah, ma tu sei una donna. Giustamente, lei probabilmente camminava così tutto il tempo. Vuoi uscire? Vuoi scappare? Dalla finestra si butta. Dai, calma. Cioè, ma la sorazione vede un tizio che entra in camera. Poi viene fottuto così. Chi è quello là? Dalla porta, forse. La senti questa? È la pistola. No. Questo spara. Dove va? A leggere il copione, poverino, se cioè non può ricordarselo. Ma perché si tocca il pacco? Perché gliel'han detto, perché c'è scritto sul copione. Ha messo un zigarrino. Potassi è una donna. Sì, sono io. E sono una donna. Tu di chi cazzo sei? È un attimo. Sono il carabiniere che ti deve accompagnare.
Hai bisogno. Voltati. Accompagnare? Ma dove? Dimostrami che sei un carabiniere. Sì, la pistola, le manette e i documenti che ti riguardano. Distintivo no, quello no. Potrei essere uno che ha rubato, ha comprato delle manette e una pistola che vedo ti uccido dietro l'angolo. Ma però mi vedi la pistola e manette. Cosa è caduto? Immagino sia un alcolico che vuole avere. Era vuoto. Sì. Le manette veloce non ci stanno. Le manette veloce. Non lo so io perché le manette. Grazie domani. Che ti ha detto romagnolo? Ah, scusa. E vuol dire? Vuol dire va. Non ti volevo. Sì. Ah, sei ricordato di essere romagnolo adesso. Adesso ascoltami tu. Non me ne frega niente se tuo padre non ti voleva. Hai avuto le parti difficili. Che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Che cosa c'entra? Chiamo. Secondo me è un generatore random di dialoghi che mettono insieme parole a caso. Non hanno senso. Ma quando mai è stato fuori il palco? Questa è solo mezz'ora, eh. Abbiamo fatto solo un terzo di film, cioè 20 km di merda. No, capito? Ti giuro. A 45 minuti una pausa, se no ti lascio qui. Così quelli che devono ammazzare ti trovano subito. Allora te la metti anche tu. Non lo so. Dipende dall'umore metterla dentro. Ma perché lei sta mai solo dopo mezz'ora, tipo? Dopo mezz'ora che non la usi, lei sta mai. Che cattivelli, te. Proprio dei cattivi. Proprio da cattivi. Proprio da cattivi. Chi è che vuole? Si ammazza. A disonesto! C'è uno che guida male e dici a disonesto! Va bene. Qua sembra che ha 3 anni quella musica, guarda. No, aspetta. Rilassati, non ci segue nessuno, non ci ammazza nessuno, non preoccuparti. Povera, ti senti così importante da prima pagina dei giornali? Fai male, molto male a comprendere che vogliono ammazzare. Esatto. Ci hanno provato 2 volte. Quando la seconda, scusa? No, sul serio, quando? Cioè, ok, quando l'ha buttata giù dal dirupo? Quando la seconda? Io so che sei coinvolto in un omicidio. Coinvolta sì, ma innocente. Ovviamente. Dicono tutti così. Ma io lo sono davvero. Dicono tutti così. La testa piena di ricci. Ficcatelo in quella testa piena di ricci. Ma come te li sei finta fuori strada? Da sola? Sì. E ci hanno spinto con una macchina. Ovviamente. Come il passeggino che arriverà. Poi passa il primo cretino che ti chiede informazioni su un paziente e gliele dai subito senza vedere se è imparentato, roba del genere. Comodo. Non c'è. È andata via. No, non con i carabinieri. Tipo la russa quando decuplica la sua quantità di sigarette. Va bene. Che cosa dice il capo? È bufferito. Sudiamoci una mossa, dobbiamo trovare la ragazza. E come? Se vanno a nord devono prendere l'autostrada, e qui c'è solo la strada. Se vanno a nord, se vanno a sud, a est, a ovest, siamo fottuti. Però se vanno a nord ci va di culo. Per fortuna vanno a nord. Che hai detto? Fame, fame! Ho fame! Voglia di cazzo! Capito? E va bene! Basta che la smetti! Oh, una pessima recitazione di una pessima recitazione. Che cazzo di anni hanno? Ah, qua rompeva i coglioni che ha fame, guardate quanto mangia. Scelga quello che desidera. Ha una parete. Che credo dell'insalata di pollo. Credo dell'insalata, non so neanche che cazzo vedo. Mi ha messo qui da 3 secondi. Penso che quello si possa mangiare. Vabbè, quella è la spugna per i piatti, però se voglia la vendo. Un morso di pizza. Lui fa una telefonata a uno che non sapeva neanche chi cazzo è. Tanto non per esistenza della trama non vuol dire un cazzo. 2 morsi di pizza. Poi minchia che pizza che si è presa. Oh. All'improvviso un flashback avrà. Un'idea folle e geniale. Allora, posso o avere la protezione della polizia, un carabiniere, oppure cercare di la protezione di questi contadinotti con la stecca. No, no, scherzi, non sono capace. Lei. Ti sei sicuro? Tu?
poverino, lui okay, pistola contro il cellulare. Che non si piega al suo. Lì con le mani? È uno che ti fa passare. Ma quanto gli ha dato per quel pezzo di pizza? Come si fa? Gli avrei dato 30 euro. Tanto le regole della fisica non esistono in questo film. Cioè lì c'è il maiale lì che c'è. Brava, sì, non andare con la polizia, vai con gli stupratori che trovi in un bar. Dai, mettiamoci seduti e prendiamo qualcosa da più. Sentiamo la barzelletta truce. Sai perché i cantanti non giocano a billar? No, per quale motivo? Via la stecca. Carina. Anche Alberto Tomba è rimasto scioccato da sta cosa. Ragazzi, mi sembra in ritardo, su. Vai al diavolo, con te non ci vengo. Sì, ti ricordi che ha una pistola tipo. Sei moscio. Ah, sentito, ce l'hai moscio. Perché sei moscio. Cosa puoi darmi quanto voglio? E perché? Buona domanda. Non ho bisogno, credimi. Oh, gli mostra il ferro. Adesso andiamo? Direi di sì. Dai, tanto la prossima cretina ce la stupiamo, dai, siamo a posto. Così sei duro. Uno con una pistola. C'è a che fare con una cretina. Ma sai cosa? Voleva testare l'uomo che potrebbe eventualmente sbattersi tutto qui. Ah, ma loro sono uno di quelli che fa le stupide con i maschietti. Come schietti, siamo la Silvia, che le stupide come schietti. E tu puoi andare solo in tribunale. Non costringermi a recitare. Adesso inizia con la voce d'azzurra, senti. Beh, c'è, vedremo. Per guardarmi. Tregua. Ingiuretto. Grazie. E non è neanche la faccia da sbirro. Sai che è la prima cosa carina che mi dici? Ah, perché è un insulto. Hai la pancia da sbirro. Tu dicessi gli sbirri. Amico, te lo anche le gomme? Eh sì, effettivamente, l'uomo che ti ha appena, che ti sta rapendo così, potresti, non sai neanche che è un carabiniere perché non ti ha fatto vedere l'esistenza di niente, però innamorati giustamente. Guarda i tuoi ricci. Inquietante. Io sarei inquietato, cioè. Guarda i tuoi ricci. Sì, ciao. Malata. Perché non le chiedi se c'è un motel qui vicino? Un motel. Sono stanca, ho bisogno di... C'è tre secondi. Se lo vuole già portare. C'è ancora fame. No, però succede un colpo di scena inaspettato. Alberto Tomba facilecca. No. No. Più inaspettato. Guarda che l'albergo. Ti piace? Lo trovi di sotto il posto? Silenzioso, ecologico. Ecologico? Cosa hai fatto di merda? Ciao! Non è un bel posto? Ciao! Se ne va! Toglimela subito! E non agitarti! Se non ti fai notare dei cattivoni, ti danno la caccia. Dove vai? Pazzo! Torno subito! Pazzo! Guarda che se non scherzo non mi piace per niente! Ciao! Torna indietro! Un pazzo! Dove vai? Ah, qui adesso inizia la follia del film. Macchina a caso. Non è cordonato il brigadiere Santucci? Lui continua a parlare inutilmente. Ti ho chiamato prima. Lei vede una macchina e giustamente inizia a strombazzare. Va bene. No, non c'è la musica, quindi non ci sono i cattivi. I segnali non vanno tanto bene in sto film. Ciao. Ciao. Buonasera. Giustamente. Adesso miglioro un po'. Devi fare un disegno, se no non capisci.
questa non è la musica dei cattivi. È ancora dei buoni questa. No, questa è la musica della casualità, cioè una che passa di lì per caso. Ramona Badescu questa, ah, sì. Ah, vedi, io. Infatti questo è il colpo di scena. Viene distratto. Così, è già lì. Lo distraggono, non ce la fa più. Dito. Alex, cosa succede? Alex! Io lo prenderei a schiaffi, c'è sempre sta faccia da bimba scema. Sì, una cretina. Ma non è che devo fare una cosa di body. Ma che bodybuilder! Sei un gozzo, Alberto! Non aiuta. Ciao, cavi staccati! Ma lei come fa a stare già in vestaglia, scusa? Quello è uno che lo portare in tribunale. Perché? Cosa fa? E già tanto, cioè io non capisco cosa, che ruolo ha lei. Cioè, se si è innamorata così, appena l'ha visto, o se lui si è messo d'accordo per telefono per andarsi a fare questa qui mentre si portava via quella. Sì, mi sa che ha fatto così. Cosa fai? Il cappello sul letto? Mamma mia. Il cappello sul letto, che disonore. Non la vestaglia sul letto con il cappello. Sicuro? Sicuro. Neanche il tempo per un piccolo bacio. Bascio. Non ho capito perché fa questa roba qui. Bene. Era ancora in pianura, però inizia a partire. Probabilmente la forza di gravità in sto film c'è a est. Tutte le robe vanno a est. Se sta parlando c'è il passeggino. Ma dov'è il freno a mano? Magari lì sotto, cretina! Di sicuro non è posto del passeggero! No, vabbè. Va bene. Deficiente. Esci e ammazzala per favore. Sì, è una cretina. Mi faccio un auto, no! La volta lo ammazzo! Alex! Aiuto! Aiuto! Non voglio cadere in cana! Aiuto! 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 E cioè, sapesse dov'è, poverina. Testa di cazzo. Speriamo sia morta, ma purtroppo non ci va bene. Non si è fatta niente. Poi scusami un attimo, se tu hai un frontale, tu cadi di lato. Ah, giusto, la fisica è per un lato. Questo sì, giustamente. Batti davanti, cadi c'è forza di gravità che va a est. Non ti ho mumificato ancora. Ma qui il cattivo parla con la gente a casa, tutti gli danno indicazioni. Ah, sto cercando una per uccidere. Sì, sì, è andata la testa. Ho sentito parlare un uomo che stava con una bionda. Avevano anche una pistola. Stavano andando a un modello. Una pistola e questa spada. Andiamo. Facciamo una pausa fra poco. Ma non erano in due. Sì, sono in due, c'è il. Senti, ma cosa ci vuole? La specie di DJ e l'uomo che fuma le sigarette gialle. Ecco, questi sono qua. Qua appena finisce la scena sul treno poi facciamo una pausa che se no non arriviamo vivi alla fine. No, io non ce la posso fare. È troppo complicato. Sì, ah, che bel treno moderno, te! È una cosa brutta che è migliore dei nostri del tipo 10 anni fa. È brutta. Forza è brutta. Forza migliore. Migliore. Mi dispiace. Giuro che la tua macchina non la volevo distruggere. No. Ma tu mi hai volato lì per andare con un'altra incatenata. No. Fondo un po' di colpa ce l'hai anche tu. No. Io sono solo un'indizzata e una pregiudicata. Io pretendevo che me lo dessi subito, scusa. Perché non dovresti darmelo. Lavoro in corso, va bene. Sul treno. Ci sono gli operai sul treno. Che cazzo di dialoghi sono? Non ha senso. Adesso devi andare in bagno. Va bene. Vuoi che la faccia qui? Va bene. Va bene, lui fa. E la fai mentre ti guardo anche. Chiamo tutti i passeggeri adesso. Oh, venite che c'è la cretina che piscia per terra. Oh, venite. Mi segue anche in bagno? No, ma non chiudere. No, mi sento che. Pedotomba! Pedotomba sul serio. Si dimentica di andare in bagno. Devo dire una cosa, Alex! Sì? Ok. Ho incontrato una persona sospetta! Giustamente i venimenti di Ghiro mentre sono accesso. Va bene. E non ho fatto il cazzo. Uno di quelli che cercate di ammazzare. O
paura, Alex. Che faccia questo? Come fai a non credere? Uno di quelli che cerca di ammazzarmi? Basta. Ho paura, Alex. Facciamo una cosa. Basso, grasso, fa schifo. Ottima descrizione. Vedi, mi fai un gesto così per dire. Bella bionda. Va bene? Non è quella dei cattivi, quindi è un abile tranello questo. È un abile. Cercate di trarti in inganno la musichetta. Poi mi piace come il treno è fermo. Dopo si muove, nell'inquadratura dopo è fermo. È fermo. Guardate, è fermo. Fermo ancora. Ora si muove, no, è fermo ancora. Ora si muove. Ora si muove, ora è fermo. Che bello. Per non farti notare, per fare il segnale, si mette. Ok. Io non ho la minima idea di chi ci sia lì dentro, però mi fido ciecamente di una che ha schiantato la mia macchina. Ciecamente. Ovviamente una sala. Perché farmi proteggere da un carabiniere quando posso gettarmi da un treno in corsa? È quello il modo per salvarmi. Anche lui, poverino, deve prenderla, quindi è giustificato. Che salvare? Combinato. Come ti sei fatta? Ma prendi la schiaffi, porca puttana. Il treno è andato avanti. Le braccia sono ancora lì, le braccia. Ma ah, sì, davvero? Non me ne ero accorto. Ma non mi sono fatta niente. Ma sai che era zucca ballerina, tu? Non dovevo partire. Ah, zucca ballerina. Voglio ammazzare, tu non ci credi, perciò devo cavarmela da sola. Non mi dai nessuna prova, non mi racconti niente, ci credo che non ci credo, porca puttana. Mi hai fatto puntare la pistola contro una suora? Ma io lo so che tu me le ammazzi le suore. Andiamo in stazione, dai. Io lo so che non le ammazzi le suore. Ora, fin ogni volta che vedo uno con le sigarette gialle, fate una scandescenza. La stazione qui ha due passi dal comando degli sbirri. Perciò credo che bisognerebbe compiere un'azione veloce. Ma chi è? Mi piace come parla senza guardare negli occhi di persone. Diavolo! Se mi dai la rivoltella mi provo a difendermi da sola. Ma sì, una che si è buttata da un treno mi ha schiantato la macchina, mi ha dato un calcio nelle palle e gli do subito un'arma da fuoco. Che domande! Quelli che mi hanno buttato giù dal burrone li ho visti davanti alla stazione. Adesso? Comunque loro devono finire il loro incarico e ammazzarmi. Esatto, che non giusto. Certo. Sei stronzo tu, io non è che dopo era tipo fatto puntare la pistola contro una suora, sei stronzo tu. Ok, okay. Hai ragione tu. Sì. La sua serie come fa a capire che quello lì è cattivo? Dai, uno che sta guardando il giornale. No, sai cosa, che sente la musichetta anche lui. Ah, beh, la musica fa capire che quell'uomo, oddio. Io sono cascata in una trappola. Non sei una trappola, era. Speriamo sia deficiente da scappare col coltello in mano. Geniale trappola. Scappare, scappare, sempre scappare da tutti. Imbecille. No, su serio, chi li ha scritti i dialoghi? Non li voglio saccagnare di botte. Come se la sapeva? Al volo, figa! Cos'ha il senso di senso di tomba? Cazzo, non il senso di tomba, il senso di tomba. Tutti dentro adesso! Ma sai cosa? La cosa bella è che ha sparato in lui, come ha tirato fuori bando! Prima di lui! Cosa dici? Hold on. Oh, la riete. Ma che cazzo? È la riete che non riesce a centrare la finestra, ci rimbalza in mezzo. Ma ti è rimbalzato sulla finestra? Poi non è che potevamo tipo rifare la scena. No, no, non abbiamo più altre finestre, basta. Buona questa. Il budget era finito. Ma era finito per l'elicottero. Quindi basta, avevamo una finestra. Situazione sono andata a capitare. Di sicuro non perché sono una deficiente. Hai qualche problema di vescica? No, l'unico problema adesso è evitare le palottole. Ok? Un genio. Dai, che inciampa. Non è capace a camminare normale, figurati.
Aspettiamoci di dormire sotto tetto. Magari con la capanna di Giovanni Marmotte. Sì, sì, sicuro che in quella capanna guarda è pieno di pericolosi delinquenti. Prendi la pistola. Non codi. Sì, sì, dietro l'albero. Deficiente. Non sono gli amici. Allora cosa facciamo? Ma non so, possiamo stare qui tre ore. Dai, tanto siamo qui. E certo che andremo insieme. Siamo legati e andremo insieme. Non è storia. Sono legati, seguimi. Non c'è il deserto del Sahara, non c'è nessuno. Sì, è una corda, non ti morde. Ma mi piace che era giorno tre secondi fa notte. Che culo, aveva un accendino e una candela. Sì. Quello che può rompere le manette. Davvero? Sì, quell'oggetto si chiama così, quello che può rompere le manette. Voi quando andate a comprarlo mi dice, mi dà tre di quelli che rompono le manette. Sì, grazie. Però poi chiude. Propone dei gelati. Sono sorpreso di vedere. Non molto. I dubbi che si trattasse di una missione particolare... è venuto abbastanza presto. Cioè, è una missione segreta dove lui si deve accorgere che è una missione segreta. Più segreta di così. Non riusciamo mai. Ascoltate un attimo. Ascoltate la voce che ha questo tizio qua. Cambia voce dopo. È lo stesso tratto di mare. Il colpevole è il grande maiale? Sì. Il grande maiale. Allora, testuggine, cerbiato, ariete, ariete contro il grande maiale. E il baffo Moretti. Da estinto i suoi giochi perversi. Il grande maiale. Ma chi è questo grande maiale? Bella domanda. È un uomo importante, dalla facciata pulita. Cambiato voce. Direi un affarista, a nozze con la politica, e che barra soddisfa per avere una grossa fetta dei suoi sporchi guadagni. Dei suoi sporchi. Ma perché non abbiamo prove, sono sospetti. Ci sono tipo 60 ragazze che scompaiono dopo che entrano sulla loro nave, non è che possiamo fare la perquisizione, no, no. Non ci sono prove. Secondo lei per proteggerla. Vedi Alex, se loro non sanno quanto mi siamo vicini, non devono saperlo. Non potevano tipo dire per renderti più facile la loro. Dobbiamo beccare il grande maiale con le mani nel sacco. State pensando a me? Esattamente. Impossibile, sanno chi sono. Ma che se sta andando? Sanno che è agito da solo e lontano dal comando. Ti vuoi la ragazza? E non dimenticare che ti hanno già offerto del danno. Quindi cosa faccio? Vuol dire che lei lo stacco adesso, lo faccio finale o no, faccio? No, vai avanti così, va bene. E nel caso avrebbe tutta la nostra protezione. Anche il finale lo facciamo. Quelle vogliono ammazzarla. Offerto dei danari. Non ho capito chissà che cosa. Alex, non riusciamo più di tutti quelli che più sono criminali e più trionfano. Ma si tratta di una pelle della ragazza innocente. La pelle di una ragazza innocente. Quelli porcaccia la miseria non lo farà neanche salire a bordo. Porcaccia la miseria. Tu consegnerai la ragazza sulla bordo della barca e dovrai restare insieme a lei. Si spieghi meglio. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci comunichi l'arrivo del grande maiale. Puoi spegnere qui, Eva? Ce la consigliamo per gli ultimi 5 minuti. Ma no, si è Arat Massimo! Arat Massimo! Olè! Olè! Acqua!